Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi sono qui per illustrarvi una lattina che proviene dall'Inghilterra. Infatti tra le mie mani ecco a voi la Monster Ultra Black. Questa l'abbiamo già illustrata diverse volte, sia nel formato statunitense che quello europeo. In particolare oggi ci focalizzeremo su questa qui, perché è un particolare davvero unico. Detto questo, mi raccomando, per non perdervi nessun contenuto esclusivo, confronti riguardo al mondo Monster, non esitate ora a supportarmi con un like e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, ci tengo molto. Ed eccoci ragazzi con due lattine di Monster Ultra Black. Entrambe ragazzi, ci tengo a precisarlo, provengono dall'Inghilterra, sono da mezzo litro, l'unica differenza è che quella a sinistra è la versione più vecchia, mentre quella a destra invece è quella nuova. La prima differenza si scorge al tatto, infatti se noi tocchiamo il fondo di entrambe le lattine ci accorgiamo che la lattina a destra praticamente possiede una finitura più grossolana, mentre l'altra invece ha una finitura molto più omogenea in tutto il resto della lattina. Questo già lo possiamo percepire, anche ad occhio si può percepire tutti quanti i puntini che vanno a definire la finitura. Possiamo scorgere che praticamente vanno a cambiare. Anche le scritte in alto praticamente cambiano nella versione più vecchia. Abbiamo tutte le diciture zero sugar, zero calorie, eccetera. Ovviamente proposte con un font molto sottile, molto minimale. Mentre invece nella versione nuova abbiamo solamente scritto zero sugar. Ovviamente con un font molto più rimarcato. Di solito quando si parla di edizioni correlate principalmente per data, sostanzialmente le uniche differenze sono le scritte e appunto il codice SKU, l'anno di produzione. Ma qui ragazzi sorge qualche nuovo particolare. Infatti la lattina a destra possiede il price tag. Nella nuova versione della Monster Ultra Black hanno praticamente inserito questo bollino denominato dai collezionisti price tag, con all'interno il prezzo in sterline della lattina, proprio perché questa qui ragazzi proviene dall'Inghilterra. Sul retro queste due lattine sono identiche presso la tabella nutrizionale degli ingredienti, anche la loro capacità complessiva è di 500 ml, anche il quadro della descrizione sembra essere lo stesso. Però ragazzi vi assicuro che qualcosa cambia. Intanto sul collo ci accorgiamo che il font delle scritte cambia praticamente per tutta la lattina, quindi è una cosa che praticamente resta tale e si va a riproporre più e più volte. Ma se noi avviciniamo le due Monster all'obiettivo, ci accorgiamo che praticamente la versione più datata possiede le icone dei social, mentre quella nuova no. Infatti se guardiamo con attenzione il codice SKU, quella più vecchia come SKU 0619C, mentre l'altra 0921 ragazzi. Questa è un'altra differenza molto importante. Inoltre questa Ultra Black possiede in bollino in basso a destra con la dicitura zero sugar, che va appunto a indicare l'assenza di zuccheri. Questo ragazzi è il mio set completo di Monster Ultra Black. A sinistra abbiamo tutte e due le versioni statunitensi, sia vecchia che nuova, quindi un po' come abbiamo fatto oggi anche con le versioni invece inglesi. Abbiamo le europee nel formato più grande e le statunitensi nel formato più piccolo. Quella al centro invece ragazzi si tratta di una pre-release. Questa l'ho già illustrata sul canale, ragazzi, una lattina leggendaria perché è come se fosse la prima edizione dell'Ultra Black. E che dire ragazzi, anche oggi abbiamo avuto modo di scorgere le differenze tra due lattine provenienti entrambe dall'Inghilterra e ditemi ragazzi se queste cose le conoscevate anche voi. Detto ciò mi raccomando, non esitate ora a supportarvi, ad iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!